italiana a quelle che è la realtà di una società, diciamo, dove sono gli italiani che lavorano. E quindi loro ci hanno dato il primo punto d'appoggio e abbiamo fatto il primo posto medico avanzato. Allora, l'Italia è stato riconosciuto di essere arrivata per prima in assoluta, appunto, come paese soccorritore, e poi è partita la grande macchina degli aiuti. In questi casi l'esperienza insegna che la cosa più difficile non è tanto raccogliere i soldi, perché per esempio noi siamo stati un popolo generosissimo e anche il governo ha messo di suo parecchio, ma è come spenderli bene. Ancora dallo Sri Lanka il servizio appunto sugli aiuti di Fabio D'Alfonso. Procede a ritmo serrato l'opera di aiuti umanitari portati dall'Italia alle popolazioni colpite dallo tsunami. È un'opera costante di grande professionalità che ha suscitato la simpatia della popolazione e ha conquistato anche i mezzi di informazioni che hanno dedicato anche la prima pagina, come il Daily News, all'opera dei nostri connazionali. Siamo arrivati immediatamente a Colombo, immediatamente successivamente, anche grazie all'ausilio dell'ambasciata italiana qui a Colombo, con dei mezzi ci siamo portati qui a Galle, dove siamo arrivati, abbiamo preso i primi contatti con l'autorità locale e subito siamo stati avvicinati dagli italiani che erano qui residenti oppure in vacanza, e attraverso di loro abbiamo fatto una serie di punti di raccolta per poi dopo essere prelevati con Pullman e essere portati poi a Colombo. La seconda fase invece si è sviluppata attraverso l'individuazione di un sito, d'accordo con le autorità locali, con la direzione sanitaria di questa zona, per posizionare questo posto medico avanzato, che dal 30 pomeriggio, dalle prime ore del pomeriggio del 30, ha iniziato la sua attività fino ad arrivare a visitare nella giornata di oggi quasi 1300 persone. La popolazione locale, intanto devo dire che è una popolazione stupenda, sono delle persone molto, molto generose, molto affettuose, molto miti, e hanno apprezzato moltissimo il nostro intervento, tant'è vero che ora che la situazione si è un po' calmata, qualcuno di noi nei momenti di pausa riesce ad andare fuori e a fare due passi, e ci riconoscono per strada, ci salutano, e si fanno riconoscere per le medicazioni che hanno e ci ringraziano continuamente. Il fatto che noi siamo arrivati qui nel momento giusto, con le cose giuste, è legato anche a tanti tanti anni di lavoro, cioè noi ci vedete solamente 9 qui, ma in realtà a casa ci sono altre 40 persone a cui noi dobbiamo anche molto.